Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che è appena uscito nelle sale italiane, che è Juliet Naked, nuova commedia diretta da Jessy Perez con un cast molto interessante composto da Rose Byrne e Ethan Hawke. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, buona giornata a tutti. Allora, questa commedia che ha come produttore che possiamo definire un maestro del genere come Judd Apatow, è arrivato nei cinema. Ethan Hawke è sempre interessante vederlo e possiamo dire che questa commedia ci ha solleticato, ci ha incuriosito molto, ci è piaciuto, ma anzitutto raccontiamo di che cosa parla Juliet Naked. Beh, sì, poi c'è un altro fattore che ci siamo dimenticati, che è la presenza di Nick Hornby, che è l'autore del libro dal quale è tratto il film, e che insomma al cinema l'abbiamo già visto in tantissime situazioni, e anche molto fortunate perché film come About a Boy o Alta Infedeltà, insomma, hanno ricevuto diversi consensi, poi insomma hanno fatto la loro bella figura al cinema. Raccontiamo una commedia che parla di musica, che parla d'amore, che parla di occasioni della vita che possono insomma ripresentarsi, e insomma ci sono tanti temi che piacciono a Hornby e che ritroviamo ben sintetizzati in questo bel film. La storia è quella di Annie, convive con Duncan, che è il suo compagno da una quindicina di anni. La loro relazione sta andando avanti in modo abbastanza stanco. Vivono in una cittadina della Gran Bretagna, una cittadina sul mare della Gran Bretagna. Lei cura il museo di storia locale, lui invece insegna inglese al college, ma soprattutto lui è un appassionato, nonché blogger, di un cantante americano, Tucker Crowe, che 25 anni prima aveva pubblicato un album, Juliet, per poi sparire nel nulla. E da quel momento c'è un gruppo di appassionati, come capita ogni tanto ai fan scatenati, che si sono interessati alla vita di Tucker Crowe, che così cercano sempre notizie, cercano aneddoti, commentano insomma l'album e tutto quanto. In realtà Duncan è realmente innamorato di quest'uomo, quindi Annie insomma soffre un pochettino questa situazione, questo triangolo amoroso, cioè lui sta con lei, ma lui insomma è poco interessato a lei perché è molto interessato invece a questo cantante. Succede una cosa all'inizio del film: improvvisamente consegnano a Duncan la demo dell'album, ovvero Juliet, però originale, cioè quella senza arrangiamenti e tutto quanto, cioè il Juliet naked. Naked sta appunto È perché è così nudo, nudo, nudo e crudo, ecco. esatto. Lui naturalmente va fuori di testa e così comincia a postare dei commenti entusiasti di questo nuovo lavoro. Anne invece posta sul suo blog un commento che stronca l'album perché lei lo aveva trovato assolutamente noioso, assolutamente privo di talento. Ebbene, a questo commento risponde il vero Tucker Crowe. Basta, mi Basta, fermo. fermiamoci qua che è stato molto, molto interessante. Beh, ho raccontato 10 minuti di film su 120 circa, quindi. Bello, bello, dura 120. No, un po' meno, insomma, siamo da quelle parti lì, però c'è cioè, un film. Ho raccontato veramente solo soltanto l'inizio. No, 105 dura, quindi. 105, okay, 105. che è diciamo, la durata media e secondo me è giusta per sviluppare una commedia.
Abbiamo detto appunto che è una commedia dotata di humor, dotata anche di, mi sembra di capire, sentimento, di relazione. Ecco, questi elementi come sono bilanciati? Cioè si tende ad andare più sull'ironico, sull'umoristico, cosa che è una caratteristica che nei romanzi di Nick Hornby c'è spesso, oppure si tiene un profilo, diciamo, da commedia, che non si sbilancia, ecco. No, è una commedia equilibrata dove tutti gli elementi sono ben combinati tra di loro. È veramente una di quelle commedie che tipiche inglesi, e cioè quando gli inglesi vogliono fare commedie del genere ci riescono benissimo e regalano veramente un paio di ore al cinema di quelle piacevoli dove c'è, come dicevi, ironia, c'è intelligenza e c'è una bellissima storia d'amore. Il film non è particolarmente originale perché richiama, ma i richiami sono abbastanza espliciti, ad altri film o ad altri romanzi. Per esempio, c'è una parte molto importante del film, è questo rapporto epistolare che nascerà tra Annie e il cantante Tucker Crowe. Lui è in America, lei è in Inghilterra, ed è un film ed è una parte che ricorda moltissimo un romanzo e un altro bellissimo film che era 84 Charing Cross Road. Ci sono molti elementi della commedia romantica americana classica, come per esempio C'è posta per te o Insonnia d'amore, per darci l'idea. E per citare quelle più recenti, naturalmente. E poi ti dico, c'è questo sapore di Inghilterra, che rende insomma, le commedie veramente molto belle. Ma la forza di questo film, secondo me, è il fatto che ci siano dei personaggi che siano molto compiuti, e le situazioni che siano scritte benissimo, e quindi c'è uno sviluppo in crescendo dell'azione, anche con momenti molto comici. Ma tutto quanto incatenato in modo perfetto, cioè è un film veramente perfetto da questo punto di vista, perché è una commedia di quelle che vai a guardare e sai che non trovi nulla di particolarmente nuovo, ma tutti gli elementi sono combinati tra loro in modo minuzioso, ecco. Beh, da come ne parli mi sembra di capire che sei molto soddisfatto del risultato e quindi mi fa piacere perché a me le commedie di questo tipo mi incuriosiscono molto. Poi Nick Hornby al cinema comunque è spesso una garanzia di qualità, intendo come adattamento. Se ci aggiungiamo che come nome, come produttore c'è cioè Judd Apatow, devo dire che insomma c'erano tutte le possibilità che venisse fuori un bel film. L'ultima cosa che ti vorrei chiedere è come funziona la coppia Ethan Hawke-Rose Byrne. Funziona benissimo. Io a parte sono innamorato di entrambi, e questo cioè, Rose Byrne è bellissima, io la trovo bellissima. L'avevamo vista nel X-Men, cioè, Sì, per darvi certo. un'idea. Ethan Hawke qua è un po' sovrappeso, ma è un personaggio straordinario, è molto molto leggero, proprio bravo, quindi riesce a essere leggerissimo anche tracciando questo personaggio di un uomo che insomma ha gettato via un po' tutta quanta la sua vita e che vorrebbe ricominciare da zero, così come Annie, ovvero Rose Byrne, anche lei pensa di aver speso, anzi gettato la prima parte della sua vita e potrebbe avere appunto una seconda possibilità. Dagli un voto? Ah, questo è un 8. Ah, 8 secco. un No, no, bellissimo voto. l'ho trovato proprio molto molto bello, mi sono divertito, mi sono commosso, insomma, sono film che fanno piacere vedere, ecco. Sì, assolutamente. Quindi possiamo dire che a Cinetivirlandia il film è piaciuto. Ricordiamo che Julian Naked è uscito da qualche giorno al cinema e vi invitiamo ad andarlo a vedere e se volete scrivere anche un commento qui sotto al video, non può che farci piacere. Per questa recensione è tutto, grazie Pierpaolo, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube di Cinetivilandia.